stando attento che nessuno si svegli di casa, nessuno s'aspettava mai sarebbe tornato in Italia. Lo credevano morto oramai, ma la guerra libera tutti, libera anche i pazienti, libera i servi, libera i servi. Siamo con Universo Est. Tu sei? Marco, il batterista. Franco, chitarrista. Alessandro, contrabbassista. Biagio, sassofonista. E qui abbiamo? Andrea, voce. Allora, prime impressioni di questa esibizione, com'è andata? Ma credo che sia andata bene, non so. Speriamo bene, speriamo di aver avuto un buon impatto, che sia arrivata, insomma, il tipo di musica che facciamo, il tipo di suono che abbiamo, perché c'è tutto, insomma, un discorso dietro. Ci abbiamo lavorato abbastanza su questa dimensione un po' acustica, se avrai sentito. Sì. Siamo... Le vostre canzoni come nascono? Cioè, le vostre origini musicali, come siete formati, insomma? Beh, penso possa rispondere. Le vostre origini musicali, come sono? Le nostre origini musicali, noi abbiamo cominciato a suonare le cover dei cantautori italiani, francesi, no? Poi siamo arrivati a fare delle traduzioni originali di Brassens. E dopo abbiamo fatto dei pezzi nostri quando ci sembrava che i tempi fossero maturi, e così. Vi siete presentati qui a Musicultura, sapevate già di questa manifestazione, eravate a conoscenza? Sì, sì, la seguivamo tutti gli anni e quando avevamo dei pezzi da presentare, li abbiamo presentati. Quindi a Roma c'è un buon fermento musicale, un buon movimento di artisti, a quanto pare? Sì, a Roma c'è un buon movimento d'artisti fuori dai locali. In che senso? Che stanno tutti fuori dai locali, ce ne stanno tanti, e poi i locali chiudono le porte e dicono: artisti, entrate, però fate entrare pure il pubblico vostro. Fanno le feste private a Roma. Ah, sì? Sì. Tu vai in un locale e loro ti dicono: ti affittiamo il locale se ci porti la gente e suoni per loro, della gente sei portato tu. Ah, ecco. Ecco, sì.